Questa sera siamo veramente puntuali, due minuti dopo le ore 19, questo per ricordarvi che siamo rigorosamente in diretto una nuova puntata del 60 News. Gli approfondimenti di questa nostra puntata sono tutti importanti perché avremo le ultimissime sul nostro portale, ma parleremo di aria grecanica questa sera e dobbiamo dire che lo faremo con il Sindaco di Palizzi che noi ospitiamo nei nostri studi e ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Walter Scher. Da un anno e mezzo alla guida della città di Palizia, aria grecanica, un'area importante anche in vista della città metropolitana, ormai fra un mese naturalmente c'è la città metropolitana, non ci sarà più la provincia di Reggio Calabria, parleremo di questo e di tantissimo altro nel corso della puntata di questa sera. Intanto salutiamo il sindaco che ha fatto un bel posto per essere qui nei nostri studi no, lo ringraziamo. Buonasera sindaco. Buonasera a lei. Allora, eh, parliamo di Palizzi, lei è da un anno e mezzo sindaco della cittadina, ha un lavoro importante, quello portato avanti, dobbiamo dire un po' punzecchiato, dobbiamo dire dalla, dalla minoranza, parleremo nello specifico perché lei ha una minoranza che spesso e volentieri o quasi sempre abbandona le sedute del, del civico consesso, però parleremo nel corso della puntata, questo è giusto per anticipare qualche chicca di quella che è la puntata di questa sera. Sindaco, qual è lo stato di salute invece di situazione politico-amministrativa dopo un anno e mezzo dal suo insediamento? Beh, noi non è mezzo ormai a giugno compiamo i due anni, ci siamo insediati i primi di giugno del 2014, abbiamo trovato una situazione disastrata, la possiamo definire così, un'assenza di rapporto tra indirizzo politico e indirizzo gestionale. Azione gestionale, un'assenza assoluta di rapporto con la popolazione. La popolazione vedeva nel comune, negli amministratori, non gli amici, non le persone che devono attendere i loro bisogni, piuttosto la contrapposizione. Chi amministra, specialmente chi amministra comuni piccoli come i nostri, ha il dovere di rapportarsi con i cittadini come se si rapportasse con i suoi figli, ha il dovere di risolvere i problemi, non creare i problemi, non ostacolare. Non creare condizioni di disaffezionamento verso la pubblica amministrazione, verso il comune. Il comune veramente è la casa dei cittadini e in quella casa devono venire felicemente, sapendo di essere accolti, innanzitutto con civiltà, con educazione e con rispetto, facendoli accomodare, sapendoli ascoltare e sapendogli dare le risposte che si possono dare. E questo lei l'ha fatta perché ha capito che uno dei primi pensieri del sindaco all'insediamento era un po' quello di cercare in qualche modo di far coagulare tutto quello che lei ha detto alla luce del, del suo ragionamento iniziale. Il sindaco non è un pennacchio, il sindaco non è una poltrona, il sindaco è un alto dovere che i cittadini conferiscono e nel momento in cui viene conferito uno ha tutto sulle proprie spalle il gravame di essere responsabile di un'amministrazione, di una comunità, di un territorio. Sindaco, ehm, lei ha, ricevuto, ha diciamo, ereditato una situazione difficile di quello che abbiamo, abbiamo capito. Da dove ha iniziato per cercare un attimino di risollevare le sorti di un comune che vive lo spopolamento? No? Perché dobbiamo dire che Palizzi, al pari di altre comunità, sia dell'area grecanica, della Locri, de, della Piana, un po' della provincia del Reggio Calabria, vive purtroppo lo spopolamento. Sì. Dobbiamo dire che purtroppo questo tocca anche alla sua realtà. Cosa sta facendo per evitare che eh, questi comuni, che il suo comune, eh, si spopoli e per cercare un po' di trattenere quelle che possono essere i giovani che ormai decidono purtroppo di prendere altra strada? Guardi, il, lo spopolamento è un mal comune delle aree interne e purtroppo non solo le aree interne, alcune volte si stiamo allo spopolamento del, degli insediamenti lungo la litoranea. Quindi vuol dire che la gente va via non perché non ci sono le condizioni di abitabilità, diciamo di civiltà intesa di servizi, ma va via per i bisogni derivanti dal lavoro, dal ricerca del lavoro. Allora noi tra le prime cose che abbiamo fatto abbiamo fatto quella che riteniamo sia come dire la panacea dei mali di una popolazione che chiede istanze di occupazione, istanze di lavoro e una risposta. Palizia è famosa per molte cose, sicuramente per il vino di Palizzi. Allora io ho fatto un ragionamento. È questo un è un fiore un fiore all'occhiello. Detto... Io ho fatto un ragionamento, mi permetto di dire, elementare. Non ci vuole grandi lucubrazioni. Basta semplicemente riflettere e riflettere eh, ponendo l'obiettivo come se fosse un obiettivo di casa propria. Eh, tu faresti una scelta utile per la tua casa? Se così è così, falla anche per il comune. Vuol dire che non sbagli. È come dire, l'istinto. Animale di conservazione, no? Certamente. Che alcune, alcune volte eh, eh, rappresentano meglio gli istinti degli umani. Allora, cosa ho fatto? Palizzi ha avuto negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, esperienze positive nel campo della viticoltura. Allora, se Palizzi, all'epoca dell'antica Roma, prima della caduta dell'impero romano d'occidente. Palizzi forniva il vino a Roma, c'era un motivo, perché vuol dire che i vitigni, le colture, il vino che si venificava era un vino eccellente. Se queste vigne che sono famose nel tempo e che permangono tuttora hanno dato lavoro e occupazione a delle aziende agricole, delle persone, delle famiglie, noi dovevamo avere come obiettivo quello di dare strumenti affinché chi si impegnava nel mondo dell'agricoltura e della viticoltura avesse Quel qui di più, quell'elemento che potesse essere un vantaggio competitivo. Cosa abbiamo fatto? Io ho ereditato dei progetti integrati di sviluppo locale, fam famosi o famigerati, PISL. Purtroppo. Ecco, lei ha puntato tantissimo sui PISL. Ricordo sì, che abbiamo letto sì, tantissimi. Io ho puntato anche rivisitandoli, anche popolo. rivisitandoli, anche lottando contro situazioni e pastoie che ho incontrato per malamministrazione dei predecessori. Allora, prima cosa che ho fatto, ho rimodulato il progetto. Perché? Un investimento, un investimento che deve smuovere la stagnazione dell'economia loca locale non può essere quello di realizzare una cattedrale nel deserto. Io ho visto questo progetto del PISL, laboratorio del vino, e mi è venuta la pelle d'oca: perché tutto era tranne un laboratorio del vino. Era una specie di museo, ma nemmeno. Era una stanza dove c'era un tavolo, un plastico, una rastrelliera dove si mettevano delle bottiglie di vino e che non davano un valore aggiunto a quello che doveva essere invece la competitività in agricoltura. Perché poteva essere, che semmai un passaggio che faceva uno, vediamo se c'è un'etichetta di Palizzi, ma quelle sono le etichette di Palizzi, noi dovevamo invece puntare a dare gli elementi affinché Palizzi incrementi intanto le produzioni, le produzioni di qualità, perché noi siamo all'IGT uno dei primi gradini, se non il primo, della qualificazione di un vino, di una produzione. Allora, cosa ho fatto? Ho rimodulato il progetto eliminando le istituzioni, tra virgolette, museali e dando invece una caratura che è di tipo tecnico-scientifica. Ho fatto un laboratorio del vino che avesse le condizioni di insediare lì un laboratorio scientifico che faremo insieme alla Facoltà di Agraria di Reggio Calabria con le migliori esperienze in tal senso, specialmente quella del Dipartimento Bioma, diretto dal professor Poiana, per far sì che si aumenti sia le quantità e si elevi la qualità del vino di palizzi, in modo tale che un imprenditore che non sia anche di palizzi, come meglio ancora sia di palizzi, e viene a investire a palizzi oltre al terreno, oltre alla giacitura, oltre alla tessitura, oltre alle condizioni pedologiche che offre palizzi, deve anche offrire quella condizione di ulteriore accessibilità ai mercati con l'offerta tecnico-scientifica che ci è data da un laboratorio del vino che ci dà le migliori condizioni di attivare le migliori, ripeto, esperienze. Sindaco, senso. come ha colto eh, la città questa sua idea? Perché questo diciamo, è un motivo anche di sviluppo, perché questa è un'idea che lei aveva in mente, l'ha messa in atto. Sì, ipotizzo che la città di Viagra... Questo Manza... era un, un, un obiettivo che mi ero dato... Dalla campagna elettorale. E, 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 Fai, era, e che faceva parte del programma? No, era uno dei punti, punti. cruciali del programma. Ancora la popolazione non l'ha potuta apprendere la sua essenza vera, perché ancora non è finito la parola di no, ma non è finito per delle pastoie che abbiamo incontrato, incontrato durante la realizzazione del progetto. Perché cosa è successo? Allora, Sindaco, un attimo, che abbiamo uh, il web, così mi dicono che ci sono delle notizie anche dell'ultima ora, tra poco. Riparleremo ancora con lei, parleremo ancora naturalmente di vino, di palizzi, gioielli della mafia al Museo di Reggio Calabria. Ancora auto, nel 2015 spesi in Calabria 86,9 milioni per le revisioni. Nel 2015, infatti, gli automobilisti calabresi hanno speso 86,9 milioni di euro per eseguire le revisioni obbligatorie delle loro auto presso le officine private autorizzate. Questi dati derivano da un'elaborazione dell'osservatorio Autopromotech. La cifra comprende il pagamento della tariffa fissata per le revisioni. Ancora, ragazzino, film misteriosa sfera luminosa nel mare Ionio e ancora focus Ndrangheta, controllo a tappeto da parte della polizia Ranair chiusura base di Crotone dipende dal governo italiano Locride il professor Rocco Maurizio Zagari a medicina 33 Queste erano le ultimissime sul nostro portale stiamo parlando con il sindaco di Palizzi Arturo eh, Walter Escerbo, eh, noi ritorniamo in studio, Sindaco parlavamo di questa sua idea innovativa, sì. importante, questa del vino, accolta positivamente dalla sua comunità, può tranquillamente completare questo ragionamento perché so che in chiave futura questo potrebbe essere volano di sviluppo per la sua Assolutamente comunità. Assolutamente sì, è uno dei punti nodali, dei, dei volani come diceva lei di sviluppo su cui abbiamo puntato già nella fase preliminare della campagna elettorale, in tempi non sospetti. E dicevo ancora i cittadini, o meglio, La minoranza poi... critica anche questo? Forse questo non tanto. Voglio. Sì, sì, anche questo, ah, le spiego poi... perché... Ah, eh, poi, poi, dopo, parleremo dopo. Parleremo dopo, ma lì <ride> ci sarebbe da aprire un capitolo che francamente <ride> non lo considero neanche perché... No, perché solo l'opposizione è abituata a contestare e criticare un po' tutto. Ma guardi, anche quello che è di buono si fa. Le alla fine, opposizioni no? hanno il dovere di essere minoranze, perché costituzionalmente l'opposizione non può andare a braccetto con la maggioranza, deve fare il suo dovere. Sempre è sempre stato così. Però quando l'opposizione invece diventa un fatto di accanimento viscerale, morboso. Spesso anche strumentale poi alla fine. Ma strumentale no? diciamo poco perché si vantano di aver fatto oltre 500 denunce, hanno intasato... I, i protocolli della procura e della prefettura però ad oggi è esiti zero quindi vuol dire che sono poi ce le spiegherà dopo, le queste, dopo. Okay. comunque dicevo perché ancora oggi non abbiamo potuto terminare questo laboratorio del vino perché abbiamo avuto delle pastoie burocratiche in fase di realizzazione eh, di approvazione del progetto esecutivo perché nel momento in cui ho mandato le commesse a palizzi è vincolata dalla sovrintendenza delle belle arti sia dal punto di vista appunto della sovrintendenza sia dal punto di vista eh, ambientale. Questo laboratorio del vino era localizzato, in verità è una scelta infelice, nell'ex Chiesa dell'Aternità, una chiesa importantissima. Si immagini che il Valente nel repertorio dei beni culturali del seicento aveva repertoriato appunto la Chiesa dell'Aternità di Palizzi. Invece un'amministrazione precedente, due amministrazioni fa, 2006-2011, aveva pensato di trasformare, ma trasformare significa adulterare questa che era una porciuncola di questa chiesa della Ternità, trasformandola con corpi aggiunti, colorandola di giallo, eh, infissi in alluminio anodizzato, una scenità. Ma la cosa grave è questa che scopro. Che quando io mando il progetto alla sovrintendenza per avere nulla osta a osta paesaggistico, la sovrintendenza mi chiede. E chi ha autorizzato i lavori precedenti? Ebbene scopro lì che il comune aveva fatto lavori abusivi. Tant'è che non poi è la sovrintendenza, sor no, è una sorpresa, questa. purtroppo <ride> questa faceva parte, questo le sto dando un elemento, ma ci sarebbero diversi elementi su cui riflettere della mala amministrazione, dell'assenza, verticale di condizione e capacità di gestione amministrativa di procedure. Un altro caso, ad esempio, è la palestra della scuola elementare e media. erano fatti i lavori senza fare la denuncia dell'inizio lavori al Gino Civile. Ad oggi scopro, avevamo sospettato, viene confermato il fatto che quella è una struttura abusiva, costata 400.000 euro alle casse della pubblica spesa. Eppure ad oggi più volte la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo mi da, ma sindaco quando me la consegna, quando vado a fare le procedure della consegna memore di un fatto che risaliva nel tempo, vado a guardarmi le carte, non c'era la procedura di denuncia al geno civile dell'articolo 13 della legge sismica. E appunto questo edificio è abusivo. Ora stiamo avviando le procedure di in sanatoria, quindi dobbiamo fare tutto, il carotaggio, il solamente dobbiamo... dire che ha avuto un bel, po un di bel lavoro, fare, un bel, bel da fare. fare e quindi ho dovuto trasferirmi sì. tornando al laboratorio del vino per non tediare i nostri bene amati ascoltatori, e per tornare al laboratorio del vino, ho dovuto spostarmi in, in un altro edificio, next scuola elementare, anche quella fatto oggetto di interventi, anche lì la minoranza, o meglio il braccio armato della minoranza. E scriveva che di, una, di due abbiamo fatto una perché lì era già stato previsto che si facesse il centro di accoglienza dove dovevano fare matrimoni. Io l'unica cosa che mi ricordo: i matrimoni, ne ho visti lì, e non mi ricordo che loro abbiano mai contestato nulla, e quando qualcuno aveva recintato, e aveva chiuso delle vacche. Quindi i matrimoni erano fatti tra, tra animali, e però nessuno ha detto nulla. Tutti dormivano, tutti erano sotto nobbio. Perché, perché qualcuno ha fatto anche un sito prezzo conobby. Lei, lei non si sta facendo intimorire minamente dal Ma intimorire per da nulla lavoro perché, della no. minoranza che non sembra una lavoro no, poi di rip... collaborazione, giusto? Ma collaborazione di... non ci può essere nessun rapporto con la minoranza, se le immagini che eh, mi hanno fatto, ripeto, si vantano loro oltre 500 denunce. Non è che loro pensano che ci possa essere. La soluzione giudiziaria per sovvertire quello che è stato un esito elettorale che l'hai visto e non l'ha sfaltato di più perché io, io ho vinto col record storico. Sì, sì, lo so, lo so, ha avuto un'affermazione per precisare. Il record storico. Ma questo e accade con... quando si perde pesantemente: la minoranza no, Poi questo forse è... scarica un po'. l'opposizione può scaricare No, un questa un po me... quel... mi perdoni, scaricano, scaricano le loro frustrazioni perché questa si chiama frustrazione. Se qualcuno pensa di essere arrivato a 50 anni. A 52 e non aver fatto nulla nella vita e pensa di rivalersi poi facendo il sindaco. Ha sbagliato strada e se poi non lo fa non può pensare di odiare l'amministrazione, i cittadini, tutti coloro che lavorano. Pensi che hanno fatto un esposto all'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, dicendo che Palizzi non ha avuto danni dall'alluvione. Mi viene solo da tremare pensando quello che abbiamo fatto per 20 giorni in pieno CCS, come tanto altri... Come il Palazzo Superiore è stato messo, messo in, ginocchio, in ginocchio. ginocchio. Noi abbiamo avuto 10 giorni Palizzo Superiore isolata, noi abbiamo portato i viveri con l'elicottero a famiglie isolate. Ebbene, loro hanno avuto l'ardire di scrivere all'ANC dicendo che tutto questo non è vero, che lo volevamo fare, come l'hanno detto in Consiglio Comunale, regalia alle ditte locali, strenne di Natale. E allora voglio dire, noi abbiamo vissuto sicuramente un incubo perché avere 20 giorni... Esercito, protezione civile, corpo forestale, Vigili del fuoco, eh, Galabria abbiamo Verde, visto lei in prima fila prefetto, presidente della visto... dell giunta regionale, capo della protezione civile, il, 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 il dirigente provinciale del, del vigili del fuoco, tutti quelli che erano eh, dispiegati a eliminare i rischi e cercare di portare alla normalità. Abbiamo avuto noi questo incubo perché probabilmente lui erano stati in qualche cantina a dormire. Eh, annebbiati dai fumi, probabilmente dall'alcol. Per cui, Sindaco, lei lo vediamo che non è particolarmente no, felice però mi... del rapporto che si è instaurato con l'opposizione, forse non si attendeva neppure un tipo di opposizione. No, no, genere, ma ce l'attendevamo perché... tutta, perché i preludi l'avevamo vista dalla campagna elettorale, campagna elettorale. Perché loro tutto facevano, tranne che di fare una campagna elettorale improntata ai programmi improntata a quello che facevano loro, la loro campagna elettorale è stata improntata alla diffamazione, alla calunnia. E questa è stata allora la campagna elettorale, oggi ancora più acuita da un risentimento dettato dalla insoddisfazione sì, okay, certo. di non aver raggiunto un obiettivo. Sindaco, parleremo approfonditamente perché capiamo che la situazione non è delle migliori quando noi abbiamo introdotto un po' la puntata, la situazione politico-amministrativa nel suo Paese Palizzi, che è, diciamo, è un... Um, un una località dove le problematiche non mancano, abbiamo detto dei danni alluvionali che hanno messo in ginocchio questa cittadina il primo di novembre, ma soprattutto voi state cercando di cambiare il volto a questa città, avete già iniziato, il percorso è iniziato di cambiamento dove bisogna insistere adesso d'ora in avanti, perché siamo già quasi al secondo anno di amministrazione si sono avviati diversi progetti, lei come sindaca e come amministrazione comunale con tutta la sua gente ha in mente di naturalmente investire per, per il futuro. Ci vuole anticipare qualcosa, poi cercheremo un attimino di capitare altro. Palizia deve essere il luogo dell'accoglienza. Il luogo dell'accoglienza è nell'accezione più ampia del termine. Non nell'accoglienza intesa turistica, non nell'accoglienza intesa sociale, ma deve essere il luogo dell'accoglienza dell'abbraccio, dell'abbraccio circolare dove tutti vengono accolti indistintamente, dove nessuno deve sentirsi straniero, anche perché l'allocuzione straniero me l'hanno per troppo tempo affibbiata a me, dopo che sono 25 anni che abito a Palizzi, a Palizzi. perché sono Reggiano di Bruzzano. Bruzzano sì. Però scopro, l'ho scoperto quest'inverno, grazie a un libro che abbiamo presentato a Palizzi, di un ricercatore di Palizzi che ha fa, fatto approfonditi studi sulla, sulle origini delle varie famiglie, che un mio trisnonno era di Pietro Pennata. 1824 si sposa a Pietra Pennata e poi si trasferisce a Palizzi, quindi io sono, tra virgolette, più palizzitano di molti altri che sono arrivati dopo di me. Comunque, detto questo, allora, eh, noi dobbiamo partire dal decoro. Sì. Una cittadina, un paese non può prescindere dal decoro urbano e il decoro urbano passa attraverso, ad esempio, la pulizia. Io ho fatto i salti mortali per due anni ormai nel mantenere Palizzi pulitissima. Se le passa Ma ci sono state criticità quando c'è stato il problema eh, purtroppo che ha colpito tante, tante comunità no. della Locred, anche della provincia della criticità ecco. per poter smaltire un attimino i rifiuti. Assolutamente no, quando gli altri comuni venivano coperti da rifiuti, rifiuti. noi eravamo sì, pulitissimi, pulitissimi, pulitissimi Perché noi abbiamo pure. un servizio che funziona eccellentemente, si è fatto funzionare, come tutte le cose, bisogna farle funzionare, come l'acqua, pure racconto il fatto dell'acqua pure. Ebbene. Ma quello è un primo step, perché noi non possiamo morire di spazzatura. Le comunità devono darsi come obiettivo quello di rifiuti zero, o se non zero, 30. E allora noi stiamo attivando, in collaborazione con l'ASED di Melito Portosalvo, anzi oggi San Lorenzo, un progetto molto operativo di raccolta differenziata, da cui non si può prescindere. Il cittadino deve abituarsi a fare la raccolta, perché è un investimento per se stesso. Per i suoi figli, per il territorio, per le proprie tasche. E mi spiego perché. Più si differenzia meno si paga. Meno si paga più risparmi, più risparmia pure il comune, perché noi abbiamo costi netti, secchi, 165 euro a quintale da portare in discarica, che non vanno bene. Non possono esistere questi costi. Perché significa svenare le casse comunali, riempire le spazzature al territorio, non risolve il problema. Le spazzatura. Può diventare una risorsa e deve diventarlo attraverso la differenziata, attraverso la capacità di far sì che la gente capisca che fare la differenziata conviene innanzitutto a se stessi perché si abbassano i ruolotari, si abbassano le spese, il paese è più vivibile. Perché, come dire, se lei va in un bellissimo paese dove fanno il più buon caffè, però glielo serve una tazzina sporca, il caffè sarà eccezionale, ma non lo berrà mai. Se prima deve arrivare in un paese, deve attraversare il cumulo di spazzatura, come avveniva negli anni passati. Io mi ricordo Palizzi sommersa da, da spazzatura e il sindaco è andato a mare a prendere il sole. Io l'anno scorso ho fatto un bagno, due anni fa l'unico bagno l'ho fatto il 17 di novembre. Mare zero. Andavo ogni tanto forse a prendere una birra alle due per fare un break. Allora il sindaco si fa a tempo pieno, si fa non per pennacchio, si fa perché bisogna lasciare quando si finisce il mandato, non con il rammarico di dire non ho fatto ma con la consapevolezza di aver fatto anche molto e avere dai cittadini la riconoscenza di aver votato giusto per una persona che ha fatto i loro interessi e noi questo stiamo facendo noi abbiamo al terzo giorno del mio mandato ridato all'uso pubblico spazi che erano occlusi privati che non permettevano l'accesso nel posto più bello della spiaggia di Palizzi sotto ferrovia di fronte alla piazza di Palizzi che è uno dei posti più belli dove nidifica per il 60% dell'intera Calabria tartaruga caretta caretta, di cui noi ci vantiamo e ci pregiamo di essere capofila nel progetto Tartaker Calabria. Dobbiamo dire, Sindaco, che lei finora non si è annoiato proprio, da quando si è insediato. Tutt'altro, <ride> una, una, una mole di cose da fare eh. e mi piacciono, io sono uno molto operativo. Eh. La ricordiamo impegnata in passato nel Galle, se non ricordo anche, male, anche. anche là un buon lavoro, da là forse sono partite un po' anche le idee per Beh, cercare di mettere in atto. Anche per sei anni sono stato uno dei sei componenti della struttura operativa di gestione del Porca nel 2006, ricordo. sono stato coordinatore dei PISL nel 2007-2013, quindi, come dire, le mie esperienze nella programmazione. Proprio in quelle nella circostanze gestione abbiamo stretto amicizie anche con me: sì, <ride> di fondi comunitari, come dire, è un vantaggio competitivo. Le competenze. C'è una mia amica che è direttore generale della Nazione Lazio, Arcangelo Galluzzo, che sta portando un blog avanti che si chiama Quote di merito. Io sono stato uno dei primi a sottoscrivere questa scelta. Perché anziché quote rosa bisogna scegliere le quote di merito. Al di là del sesso bisogna scegliere sulle competenze, sulle capacità. Non è essere uomo o essere donna che fa sì che le scelte possano essere valide. Le scelte sono valide, sono fatte con competenze. E allora diamo, diamo il giusto merito alla competenza, a chi sa fare le cose. L'improvvisazione, la mancanza di conoscenza dei procedimenti, delle procedure. Sicuramente ti porterà prima o poi a incappare in una situazione dove metterai in prostrazione l'amministrazione. Perché se sbagli, sbagli per incompetenza, prima o poi si vedrà. Allora si può sbagliare pure in buona fede. Perché sbagliare una virgola, sbagliare una declinazione, mentre tu scrivi al computer può accadere. Certamente. Però quelle sono errori veniali. Quanto è difficile sindaco eh, fare il sindaco e governare un comune come Palizzi con diversi problemi? Quanto è stato difficile anche finora per lei? Guardi, al di là del grande impegno che lei sta mettendo la difficoltà me. è quella di non avere mai tempo sufficiente non le nascondo che io la, certe volte la sera alle 8 e mezza alle 9 sono già a letto perché sono stanco ma anche perché la mattina alle 6 e mezza mi alzo io, tutte le mattine io il primo giro lo faccio per andare a trovare sempre gli operai per capire che stanno facendo per indirizzarli, per fare qualche rettifica per sostenerli per dire il sindaco è con voi, per offrirgli il caffè poi torno in comune Entro le 9, 9 e mezza, alle 10 in comune, e esco il pomeriggio, alle 6, alle 7, molte cose, gran parte delle cose me le faccio io. Mi faccio pure le fotocopie io, non suono, non chiamo, vado io per non distrarre gli altri dai loro compiti. Il sindaco si fa così, mi consente, si fa così il sindaco perché è un mandato, è un alto mandato che si è ricevuto, è un grande onore che si ha quello di fare il sindaco della propria città, del proprio paese, e allora bisogna farlo. Con l'umiltà di fare un servizio, ma veramente un servizio con la S maiuscola. E io lo posso dire anche per le, la mia esperienza di appartenere a Rotary, che nel servizio Rotary. impronta, incardina l'appartenenza. Il rapporto che ha instaurato con i suoi cittadini. Immagino che è brillante. Visto l'affermazione che lei ha avuto un anno e mezzo fa, pubblicitaria, ha veramente superato un po' tutti i record. Immagino che i cittadini sono abbastanza contenti di lei. Guardi, io due cose. Mi sono segnato nella memoria in maniera indelebile Una, dopo tre mesi circa, era agosto del mio insediamento, Palizzi soffriva una sete ancestrale. C'è il problema dell'acqua, ricordo. Una sete ancestrale. Quando arrivava maggio alcuni quartieri di Palizzi, specialmente quartieri rocchette che è posto un po' in altura, dovevano farsi la doccia con la bottiglia, che è una cosa incivile. Io non ho scavato altri pozzi, io ho semplicemente regolato il flusso dell'acqua. L'acqua è un liquido che si muove per gravità. Bisognava stringere sotto. Purtroppo un liquido prezioso. Alla fine. E aprire sopra. <ride> Però ho fatto un'altra cosa importante: ho avviato l'efficientamento idrico. Le do un dato, Lo fare... le do un dato in anteprima, ancora non è stato mai pubblicizzato. Noi abbiamo una media di consumo. Avevamo una media di consumo su base annua di 24,4 litri al secondo. Ebbene, abbiamo operato un'azione di efficientamento della rete di distribuzione, tagliando tutte quelle che erano, come dire, le perdite amministrative, Sì. le vogliamo chiamare così. Beh. Oggi siamo a 14 litri al secondo. Abbiamo tagliato 10 litri al secondo. Sai che significa? Già un risparmio sulla bolletta del comune di 120.000 euro annui. Un bel risparmio, dobbiamo. No, un bel risparmio. Intanto garantiamo l'acqua. C'è certo. gente che ha dovuto cambiare i flessibili delle proprie abitazioni perché la pressione ti faceva saltare i flessibili. Perché ormai non erano più abituati ad avere acqua in pressione. E allora, un signore, che per molti anni, per 40 anni, è stato dipendente comunale, nel mese di agosto del 2014, mi si avvicina con grande garbo, mi fa, signor Sindaco, le devo fare una confessione. Lei come sa non l'ho votato perché io per un fatto ideologico appartengo a un partito, pensavo che ma io la prossima volta la voto e sa perché la voto? Perché 40 anni di, sindaci, di, di, di impiegato comunale mi sono passati sindaci, ma come lei? Nessuno, e la e prossima volta le fa, eh, le fa onore sentire. La, la seconda cosa che mi sono segnato, come dire, con uno screenshot sul cervello è stata e, e la fai tuttora. Quando vado in piazza, io mi avvicino e saluto le persone, erano molte persone, sai, quelle persone umili che vanno in piazza. Certo. Mi dicono: È la prima volta che succede che il sindaco ci viene a salutare, no, il sindaco lo vedevamo solo. Passare, ah, è il sindaco che passa, o quando veniva l'ora delle elezioni che venivano a bussare come indecorosamente fanno per riproporre o per proporsi. E allora Questo questa è stata una cosa. Dico, ma il sindaco è un, è un cittadino come voi, è un che siete lì per amministrare anche voi, ma amministra se stesso, amministra la propria famiglia, amministra tutte le famiglie. Quindi qual è quella supponenza per cui qual è l'alterigia secondo cui un sindaco non si deve fermare a scambiare quattro parole, a prendersi un caffè, a offrire e a farsi offrire un caffè. Anche per sentire in... un po' quali possono essere Ma è chiaro, le problematiche della molte gente. molte persone no? venivano al comune perché in comune venivano maltrattati, cacciati, gente che andava a lamentarsi perché non aveva l'acqua, gli veniva risposta eh, che ti fa fare la doccia. Cambia paese, ma queste sono cose aberranti, solo una subcultura può dare esito a queste parole. Bene, Sindaco, dobbiamo dire che lei eh, ha ereditato una situazione non facile, sta portando avanti un ottimo lavoro che va proseguito perché dopo quasi due anni di attività, Palizzi, come abbiamo messo in sovraimpressione, comincia veramente a guardare al futuro. Abbiamo scelto questo titolo in precedenza quando abbiamo pensato a questa puntata del 60 News del martedì. Dicevamo per cercare di rimanere in tema. Ultimamente si è parlato naturalmente, perché poi voglio che parliamo più approfonditamente anche del rapporto con la minoranza. Di risarcimento post-alluvionali. Sappiamo che Palizzi è stato colpito duramente, al cuore dobbiamo dire. Palizzi è una cittadina anche a vocazione turistica, non dimentichiamolo. Mi pare che state un attimino, un attimino anche lavorando sulla bellezza certo. del vostro lungomare: c'è certo. un bel pezzo di, di spiaggia da, da, in qualche modo da valorizzare. L'abbiamo valorizzato eh, e valorizzeremo eh, ulteriormente. Immagino che ci state già pensando. Noi, lo avevamo in qualche modo un attimino pensato, ma soprattutto si, se, si erano creati delle polemiche in merito a questo risarcimento dei danni post alluvionali. Il suo comune non risultava nell'elenco. Sindaco, ma realmente cosa è successo? Perché poi lei ci ha inviato diversi comunicati stampa. Ricordo la sua telefonata subito sì. eh, qualche sera fa. Abbiamo subito pubblicato anche sulle nostre pagine, sul nostro portale. Poi ce lo siamo ritrovati anche commentandolo durante sì. la nostra rassegna stampa. Lei ha chiarito un, un attimino la situazione. Ce la vuole spiegare a beneficio di chi magari sì. non ha visto le pagine Facebook di Telemia e naturalmente il nostro portale, magari il quotidiano e la Gazzetta del Sud, dove la notizia poi è uscita da data, da data, sì. abbastanza eh, in maniera sì. continuativa. Ecco. È successo questo. Uh, intanto bisogna distinguere due cose. Un conto sono i danni alluvionali della pubblica amministrazione, cioè quelli che sono stati individuati con la scheda ricognitiva, speditiva che aveva predisposto la Regione attraverso il Dipartimento della Protezione Civile. Quello di cui stiamo parlando oggi, il tema che ci occupa, era invece i danni alluvionali in agricoltura. agricoltura. Esatto, l'agricoltura agricoltura questo? messa in giro per Palizzi conserva anche de dei pezzi importanti di bergamotto, giusto? Bergamotto eh, e vigneti. Pensi che noi abbiamo avuto spazzati via con l'alluvione 120 km di state interpoderali. noi le abbiamo avuti ripristinare perché significava mettere in ginocchio, eravamo a novembre, l'olivicoltura, mettere in ginocchio la viticoltura. Allora noi, assumendomi sul mio groppone la responsabilità degli, accoll degli accollamenti in somma urgenza, ho fatto sì, anche grazie al lavoro prezioso che aveva in parte fatto l'esercito, aprendo le piste, perché loro fanno solo apripista, di mettere in sicurezza quei tracciati, perché la gente non poteva andare in campagna e rischiare poi di essere travolta da uno smottamento sopra o sotto ripa. Allora ho dovuto fare questo. Un'altra cosa importante, allora, tornando all'argomento dei danni, cos'era successo? In quel giorno dell'alluvione, sì. giorno 5, mi pare, giorno 6, Arriva una nota dell'ufficio agricolo di zona di Brancaleone, competente per territorio dei comuni di Palizzi, Brancaleone, Ferruzzano, Staiti e Bruzzano. Cioè il cuore dell'alluvione. Lei come sa i nostri comuni non hanno un ufficio tecnico. Quando abbiamo abbiamo a malapena un tecnico comunale, un dattilografo. Lì che lottavamo con paesi isolati, con famiglie isolate, senza acqua, senza luce, con ferrovie che era, con che era <ride> brandelli, con strade impercorribili. Ma lei immagina, arriva una nota sulla PEC, la si scarica, la si protocolla, però se mi permette l'emergenza e l'urgenza è ben altro. È come avere un malato in ambulanza e uno si ferma a prendere il caffè. No, noi corremmo in ospedale con l'ambulanza e noi stavamo correndo con l'ambulanza a soccorrere queste persone. Le ricordo che noi abbiamo dovuto evacuare Casa Sant'Anna a Palizzi Superiore perché le acque del fiumare a Palizzi lambivano la struttura e grazie anche all'ospitalità data da Don Leone Stellitano li abbiamo ospitati presso la Chiesa di Sant'Anna a Palizzi, grazie all'assistenza della nostra consigliera Lisa Sacca e del maresciallo Salvatore Primavera che hanno presidiato quella notte di treggenda le abitazioni e le persone. E allora cosa è successo? Non abbiamo dato risposta, ma perché chiaramente in quell'emergenza ti sfuggono alcune cose, ti possono sfuggire. Bene, ritengo che forse per una leggerezza, diciamo, per una distrazione a sua volta dell'ufficio agricolo di zona, non ha ribadito l'istanza, non ha pensato di fare una telefonata, guarda ti te ho mandato questa lettera, rispondimi. Me ne accorgo e viene pubblicato il decreto del Ministro dell'Agricoltura Martina sì. dei comuni dove è stato dichiarato lo stato di calamità in agricoltura, e quarta casa erano esclusi tutti i cinque comuni dell'ufficio di agricoltura di Branca Leone. Mi attivo io anche sentendo gli altri colleghi, dico, prendo io in, in mano eh, la situazione. Chiamo il direttore generale della provincia, il dottore Minicuci, chiamo il presidente, gli spiego la situazione. Devo dire che con grande solerza e grande determinazione il direttore generale chiama il responsabile dell'ufficio agricolo di zona di Brancaleone e dopo una reprimenda che gli fa gli dice ora vai e ti recuperi tutto quello che ti è mancato, perché noi dobbiamo riaprire i termini, rimandare tutto alla regione e lì si è fatto parte dirigente l'onorevole Sebbi Romeo verso la giunta per far rifare la delibera da mandare al ministro e quindi anche i nostri agricoltori, noi abbiamo avuto più di 110 domande di risarcimento, risarcimento certo. quindi come, Bruzza, come Palizzi, anche Bruzzano, Brancaleone, Staite e Ferruzzano devono avere il giusto ristoro questi nostri agricoltori che do, o dopo il danno, poi la beffa, no, questo non, non, questo, li, non la, la meritavano E me. questo era l'episodio relativamente ai danni in agricoltura. Bene, abbiamo chiarito un altro punto importante, a Palizzi eh, la stanno seguendo, l'attenzione questa sera puntata naturalmente questa eh, puntata del 60 News con la presenza del sindaco eh, Walter eh, Scerbo. Parlavamo e concludiamo la parentesi dedicata all'opposizione. Lei quando l'opposizione lascia l'aula dei lavori, lei continua regolarmente la seduta del Consiglio Comunale, non si impensierisce più di tanto, ma questo accade dal suo insediamento. Ha cercato in Modo di poter eh, frenare un po' eh, questo che naturalmente sta diventando ormai eh, un qualcosa di stabile, da quello che abbiamo capito. C'è una, una sorta di, mh, di lasciare la seduta anche quando eh, si parla anche di cose importanti che riguardano la comunità, c'è magari una scarsa attenzione anche su quello che potrebbe essere tra l'altro. La seduta in se stesso, quando c'è da votare anche qualche punto importante all'ordine de del giorno. I cittadini cosa dicono di tutto quello che accade nelle sedute del Consiglio Comunale? Beh, Perché dobbiamo dire. I è un qualcosa per... che non succede in tutti i comuni diciamo, I cittadini no? percepiscono. Ci può capitare che... in una seduta, ma in tutte le sedute che l'opposizione lascia i lasci lavori e non è sicuramente eh, bello da vedere. Guardi, i cittadini percepiscono esattamente quello che percepiamo noi. Cioè, quando non si hanno argomenti è più facile scappare via. Però, come si dice, come diceva un grande Pasquino Crupi: in politica chi è assente ha torto. Quindi, chi lascia, lascia perché sicuramente non hai come confrontarti. Io capisco che non hanno argomenti, gli argomenti sono molto ir ristretti e sempre con lo stesso refrain. Eh, partono in un modo e finiscono sempre eh, nello stesso modo. Eh, se si parla di una cosa e poi il dibattito eh, si incanala su un altro argomento, loro non riescono a. Ma non ci sono nemmeno interpellanze. No, una sola volta hanno fatto eh. una interrogazione al Presidente del Consiglio perché interrogasse il sindaco eh, su quante uova avevano depositato le tartarughe. È come se il sindaco dovesse andare lì a contarle. È stata risibile, per non dire ridicola la cosa. Io ho chiesto al Dipartimento di Ecologia dell'Università della Calabria, che è il nostro partner, di fare una risposta e gli ho, scritto, e gli ho letto la risposta della cosa, della, del Dipartimento all'interrogazione. Inter, all no, il problema è sempre quello, ripeto, mh, loro hanno, soffrono, come dire, c'è una sorta di disagio che è dettato dalla impossibilità di intrattenere un confronto tranquillo hanno un'aggressività che è sopra le righe e va è... sul personale spesso si no fa... vanno sempre sul personale ah. eh, loro vanno sempre cioè, quando loro eh, fanno i loro interventi tutta la maggioranza, tutto il pubblico sta in religioso silenzio come deve avvenire perché i lavori di un consiglio comunale sono regolati dal regolamento per il funzionamento del consiglio che prevede alcune norme, alcune regole bella Appunto di starsene in silenzio. Quando parla il sindaco, parla, loro non riescono, hanno un modo compulsivo eh, per cui non riescono a frenare quello che è il, il, la loro indole, per cui iniziano a interrompere, a disturbare, richiamate più volte. Dal presidente, qualche volta le ha dovute anche far accompagnare fuori, per indisciplina. Per indisciplina. Non è un bel scenario. No, non è un bel scenario, però il problema è che lo scenario si ripete a ogni piesto spinto, a ogni consiglio. cioè loro non riescono a, a mediare rispetto a che cos'è. Noi abbiamo fatto, mi ricordo una volta, una cosa importantissima, che l'ho fatta proprio per espressa mia volontà, io potevo tranquillamente farmela, non in consiglio comunale. Avevamo firmato un protocollo d'intesa alla provincia di Reggio Calabria fondando la carta delle Giudecche, dando vita alla carta delle Giudecche e alla provincia di Reggio Calabria, di cui mi onore essere il vicepresidente. E il presidente della carta delle Giudecche è il presidente dell'Istituto di Cultura Ebraica di Roma. Bene, eh, io ho voluto organizzare un consiglio comunale aperto agli altri sindaci per far sì che non diventasse la cartella giudeche di Palizia e di Valtercerbo, ma quelle che potevano essere le ricadute, devono essere della comunità e dell'area, dell'area grecanica in senso lato. Ebbene, non avendo cosa contestare, hanno contestato perché ho fatto un consiglio straordinario urgente. Ma è chiaro perché? Perché il presidente che doveva venire da Roma mi ha detto posso venire venerdì e me l'ha detto mercoledì. Quindi, come dire... Capiziosi, tendenziosi, velleitari, vacui, inutili. Sindaco, la eh, situazione è sicuramente non facile per lei perché chiaramente eh, era più bello avere in Consiglio Comunale una situazione diversa alla fine, no? al di là che poi le posizioni anche su quelle che erano le questioni eh, fossero un attimino, un attimino uh, diverse anche nella, nella valutazione. Però è chiaro che questo rapporto a questo punto uh, è difficile che si possa instaurare d'un altro modo d'ora no. in avanti, in chiave futura. E sarà sempre così secondo lei? Non credo ha perché. Cercato di ricucire, no. se c'era da ricucire, anche perché tra l'altro se poi c'è un discorso legato anche ad una sconfitta elettorale mal digerita, come purtroppo capita, c'è chi addirittura dopo una sconfitta decide anche di lasciare la politica. Anche, può forse... anche capitare, soprattutto quando si perde più volte, no? A volte capita pure questo. Sì, sì. Invece qua in questo caso dobbiamo dire sempre che questa sconfitta sia mal digerita e un po' si scarica un po' tutto attraverso un po' quelli che sono anche la. Guardi bene. il problema della minoranza, su cui non vorrei perdere altro tempo. Perché, no, no, lo chiudiamo portiamo qua, portiamo anche perché vogliamo parlare. È un problema strutturale, guarda loro, noi, sono altra cosa da noi, non, 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 ci non ci riguardano. Lei pensi, allora loro continuano a dire che noi siamo dei delinquenti, che noi siamo dei truffaldini, che siamo degli imbroglioni, tutto quello che è possibile addebitarci ce lo addebitano. Ebbene, sono arrivati anche al punto di scrivere che il sindaco è un delatore. Però devono pure capire se, da un lato, era un delatore, dall'altro, hanno fatto fare un'interrogazione un parlamentare alla onorevole, si fa per dire: vieni, per chiedere lo scioglimento a me, per mafia. A me, per mafia. Ebbene, io sarei stato un delatore quando ho fatto demolire gli insediamenti abusivi sul litorale, tra cui quello di un ex assessore. Candidato con la minoranza. E lì mi sono buscato anche un tentativo di intimidazione. E io sarei un delatore. Allora, da un lato, quando uno vuole riportare la legalità diventa delatore. Per questo... Però la legalità quando tocca i loro appartenenti diventa un fatto che non va bene. Se qualcuno viene e mi aggredisce e io lo denuncio, non va bene, perché ho denunciato un, 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 un pacifico cittadino e se era tanto pacifico non veniva ad aggredirmi, se fosse stato veramente pacifico. E con questo chiudiamo il discorso alla minoranza. Sindaco, abbiamo dieci minuti a disposizione che vogliamo consumare in maniera uh, impeccabile perché profigua. vogliamo parlare, ecco, proficua. Vogliamo parlare un attimino veramente di Palizzi che sì. guarda al futuro, ma poi anche... E vorrei perché, parlare di Palizzi International Festival. Sì, pure, perché parleremo un po' di quelle che sono le iniziative prettamente estive che voi state già cantierizzando ci state già pensando, perché ormai è addirittura d'arrivo la nuova stagione estiva, eh, chiaramente volete fare un po' le, le cose in grande con questa iniziativa. Poi parleremo anche della città metropolitana, sì che Canned. Non sta tanto a cuore né a, no, lei, non sta, no, né a cuore, tante, a me sta a cuore, però non, non sta piace a cuore il, il metodo. metodo che si sta utilizzando e ci deve poi un attimino certo. in pochi minuti spiegare, sì. spiegare il perché. Intanto, ancora abbiamo il tempo per poter parlare di queste iniziative che state per mettere in, in cantiere. Cioè. No, le abbiamo già messe in cantiere ecco. e già sono state sperimentate. noi abbiamo dovuto dare una svolta a quello che era l'usuale attività diciamo culturale, tra virgolette, estiva. Con tutto rispetto alle sagre, noi abbiamo detto basta sagre, non ci interessa la sagra della frittola, la sagra della peperonata, la sagra della melanzana, vanno bene, ma noi vogliamo dare un altro taglio, noi vogliamo dare un taglio che possa far sì che Palizzi sia, travalichi intanto gli ambiti locali, ma anche gli ambiti regionali. E l'abbiamo fatto dando vita al Palizzi International Festival, Festival sì. nel cui, il cui contenitore contiene il Palizzi International Film Festival. cioè una quattro giorni dedicata ai film festival. Una grandissima soddisfazione è stata quando il direttore di affariitaliani.it, che è l'unico giornale online che ha una sezione dedicata ai film festival, è venuto a Palizzi e ha fatto una recensione del film festival, scrivendo la piazza di Palizzi che è una piazza vastissima che contiene 6.000 persone. Sembrava la piazza di Nuovo Cinema Paradiso, vedere tutti in silenzio religioso, anche i bambini, a seguire i film. Con i telefoni spenti veramente ci faceva fare un salto indietro nel tempo e capire quale valore culturale è stato dato, ma anche un valore turistico. Questo le ha dato tante soddisfazioni. Moltissime, perché noi, la nostra piazza, ad esempio, ha ospitato Gerardo Sacco che ha fatto sfilare le sue modelle con gli ori di scena di Gerardo Sacco. Noi abbiamo avuto importanti attori che hanno calpestato il nostro palco per dare lustro e importanza al Palizzi International Film Festival, il cui direttore artistico, Giacomo Battaglia, è stato un maestro nell'organizzazione e che continueremo a fare anche quest'anno. Per cui da un appuntamento nel mese di agosto a chiunque sarà volesse… Sarà un mese di agosto molto ricco allora. Sarà tutto il mese di agosto, sarà ogni sera un'iniziativa, ma ripeto, il cuore… Il fiore all'occhiello e il Palizzi International Film Festival. Allora, città metropolitana, questo processo di trasformazione che non la convince più di tanto perché chiaramente eh, capiamo che effettivamente ci sono delle cose che lei non condivide ce li può un attimino spiegare intanto eh, per l'area grecanica come si pone naturalmente eh, la sua area, il suo comune l'area grecanica sì. all'interno della città metropolitana, intanto quanto è d'accordo lei sulla nascita della città metropolitana? Guardi, la nascita della città metropolitana è ormai o legis non possiamo sottrarci dobbiamo comunque volenti o nolenti, accettarla, noi potremmo pure pensare un comune che non vuole entrare fra una delibera e non entra chiaro. o anche esimersi, però non penso che questo possa essere un passaggio Praticabile, almeno dal punto di vista dell'isolamento naturale che avver, avverrebbe pur apprezzando lo sforzo e lo apprezzo sinceramente lo sforzo che sta facendo Giuseppe Falcomatà da sindaco della prossima città metropolitana però alcuni passaggi andrebbero fatti e andrebbero fatti e siamo già in ritardo perché se i primi di giugno dovrebbe partire, dico dovrebbe sì. non sappiamo se poi parte effettivamente perché poi sono 180 giorni di tempo. Ritengo che intanto questa fusione a freddo, perché questa è una fusione a freddo, che i cittadini non solo non capiscono, ma non sanno. Se le chiedo a un suo concittadino, ma cos'è la città metropolitana? Forse qualcuno le dirà prima si chiamava Provincia, ora si chiama città metropolitana, ma non è così. La città metropolitana, ieri sera abbiamo fatto, ho assistito e devo dire ho torto collo a un forum organizzato era prevista la presenza di Falcomatà, la presenza di Raffa, poi per impegno entrambi non sono venuti, è venuto l'assessore Neri, Armando Neri, persona carbatissima e anche molto competente, però devo dire, ho dovuto, l'unico sindaco che ha parlato oltretutto, ho sollevato quelle che penso siano state condivise da tutti i sindaci, le mie perplessità. perplessità sì. Sono venuto a rappresentare un piano strategico di aria vasta, come se dovesse diventare il modello su cui gli altri territori dovrebbero conformarsi. Dico, ma benedetto il Signore, non è questo lo strumento. Intanto, la città metropolitana non è un'area vasta. La città metropolitana si organizza in aree funzionali a cui vengono date le funzioni, le aree omogenee a cui vengono assegnate le funzioni. E poi si fa il piano strategico. È come se ieri sera avessimo assistito ad un sarto che stava eh, cucendo un abito in assenza della persona. Non c'era la misura, sapevamo se erano 54, 48, troppo 2, troppo 6, non sapevamo. Ma non lo puoi sapere, se prima non sappiamo geograficamente chi siamo, quante aree funzionali si fanno? 4, 5, la Locride, la Grecanica, la Piana, la Costa Viola, Reggio, 3, 2, 1... Perché oggi sappiamo una sola cosa, che l'intera provincia, cioè i 97 comuni, sono i 97 comuni metropolitani. E poi chi fa cosa? Le funzioni delegate e delegabili, oltre a quelle per legge, che possono essere delegate dal Presidente della Giunta regionale. E' qui che si gioca la vera partita. Lì si gioca anche la partita della finanza. Tu puoi fare poi gli interventi come abbiamo fatto qualche giorno fa. È probabile sulla... che non sia una partenza facile perché effettivamente eh, bisogna oleare fa. un po' più. Ma tutti non i è oleare, così. bisogna creare lo strumento. e Lo strumento è lo statuto. Se non ragioniamo dello sta... sullo statuto e dello statuto, e ragioniamo insieme, non possono ragionare 3-4 persone chiuse a Reggio Calabria. Lo statuto ognuno deve esprimere la propria competenza o la propria rappresentanza. E quindi nello Statuto si gioca la vera partita. E allora lo Statuto, andare in giro e portare strumenti di governance, o meglio di attuazione, in assenza dell'identità, ma di che stiamo parlando? Certo. Sì, Certamente. Parte finale della puntata, una battutina sulla giunta regionale, mi sembra doverosa farla, anche perché lei. Eh... Per il lavoro che sta portando avanti con la sua giunta dobbiamo dire si confronta stabilmente con eh, la nuova giunta regionale, ormai in carica da oltre un anno e mezzo, un po' in salita. Lei che tipo di giudizio si sente di dare? C'è una giunta tecnica dopo... La partenza non felice per tutto quello che è accaduto. Adesso naturalmente eh, il governo Oliverio sta cercando un po' di risolvere quelle che sono le problematiche che attanagliano mm. la regione, dai trasporti alla sanità, ne parliamo stabilmente, eh, di quelle che sono le problematiche naturalmente eh, anche del lavoro, la disoccupazione che continua ad aumentare, si sta cercando di mettere in campo delle misure, ma sembra che non siano particolarmente sufficienti. Qual è il suo pensiero in merito a tutto questo? Non l'avevo no, soddisfatto? Ora. No, io apprezzo lo sforzo che sta facendo Oliverio, la sua giunta, specialmente apprezzo molto che alcuni assessorati siano assessorati tecnici, perché devo dire che in alcuni posti chiave il tecnico sa dare risposte diverse. Apprezzo molto ad esempio l'assessore Rossi, all'urbanistica, eh, grande urbanista eh, lui, e che sta dando veramente contributi notevoli. La sanità, la sanità è veramente la piaga della Calabria. Se Io ho oltretutto. Oh, tutto, dove è, dove purtroppo, giorno sempre, per giorno siamo costretti a... Apprezzo dover... molto lo sforzo che sta facendo... Il presidente Oliverio di far revocare il decreto 30, che francamente è qualcosa di aberrante. Per quel che riguarda l'area recanica, tornando alla città metropolitana, noi non possiamo parlare di città metropolitana se non sappiamo che facciamo. Noi abbiamo un presidio che è merito. Merito, guardi, nella storia è stato un grandissimo ospedale, grande ospedale per le competenze. Per le professionalità anche che lì è espresso. Ma è purtroppo. No, annullato. Smantellato. Annullato. Se lei va lì e passa davanti all'ospedale, piange il cuore perché vede una struttura anche fatiscente. Anche non ci ormai sono stati più interventi. In semi abbandonata. Ma, no, ma noi è quello che io dico sempre, ogni volta che parliamo di sanità, dobbiamo capire che merito quattro cose le deve fare, ma per un fatto di prossimità che altrimenti in caso di emergenza urgenza, in caso di infarto, in caso di parto, se non arriva a merito, muori. Un infarto, i primi 20 minuti sono, dopodiché sei morto. Se uno è infartuato di roccaforto o di pietra pennata, come è successo a me, a me il 5 di novembre mi è morta una concitina di pietra pennata, perché intanto era isolata, non c'era strada, è arrivato l'elicottero. Però purtroppo questa donna non ce l'ha fatta. fatta. È arrivata ormai cadavere in ospedale, o semicadavere, ormai era agonizzante. E allora i tempi di percorrenza, noi sappiamo pure che le nostre strade interne sono quelle che sono, i tempi di percorrenza sono tragici. Arrivare a Pietra Pernata a Palizzi ci impieghi già 40 minuti, da Palizzi arrivare a Reggio impieghi altri 50, sei già fuori tempo massimo. Una gestante che è in sofferenza, o muore lei o muore il bambino. Allora, alcuni reparti, ripeto, il pronto soccorso, l'ostetricia e la cardiologia vanno aperti, vanno potenziati Potenziali. perché è un servizio di, che, so, che è imprescindibile per il territorio, per i cittadini. Se vogliamo ecco, anche far sì che lo spopolamento non diventi ancora più grave, perché la gente abbandona, abbandona anche per motivi certo. di sanità, io oggi ho attivato ad esempio. Eh, al comune il servizio per il rinnovo dei ticket sanitari. Che altrimenti i miei concettini devono andare a merito. Ma lei immagina un vecchietto che deve andare a merito. Certo, perché c'è quella facciamo? popolazione anziana che E allora ho dovuto attivare. Grazie al dottore, suo omonimo, Barillaro di, di Palmi, mi ha autorizzato l'emissione dei ticket e l'estensione dei ticket al comune. Ma questi sono i servizi che vanno resi ah, beh, certo. servizi di prossimità. Ora io aprirò un posto dove ospiterò. La, il 118, perché anche quello, essendo noi a metà strada tra Reggio di, 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 e Locri, siamo al primo 50 punto 50 di soccorso, soccorso alla fine. Ma necessario, una PET è necessaria di sul territorio. Sindaco, uh, avremmo volentieri proseguito con lei perché gli argomenti. Sono Erano tanti. veramente tanti, ma credo che quei 60 minuti eh, siano stati gradevoli anche per i suoi cittadini da casa. Lei vuole lanciare un messaggio a chi magari eh, ci sta seguendo e naturalmente vive magari qualche difficoltà nel suo comune di appartenenza. Guarda, Lui... le difficoltà sono tante, specialmente sono le difficoltà del lavoro. E tutti i giorni arriva gente lì che ha bisogno di lavorare. Noi ci siamo attivati anche, devo dire, con grande sinergia col sindaco di Bova, Marina e il sindaco di Brancaleone per fare massa critica sulla De Sanctis, l'azienda che ha riaperto i lavori del cantiere variante 106 di Palizzi, perché c'è un bisogno di occupazione che va soddisfatto. Sono poi le richieste maggiori. Sono le richieste, perdono, quello giusto? che ti permette di dare risposte ai cittadini... In maniera neutrale, a me non interessa se prendono tizio, che sempre hanno, l'importante è che prendano persone professionalizzate, persone che servono, ma vanno prese. Perché sono queste poche occasioni di lavoro che danno alla gente immagino la possibilità lei, di rimanere cioè, e di dare un futuro alle proprie famiglie. Immagino che per lei sia sempre difficile dire di no quando si. Guardi, io mi sforzo a dire ha... no. Mai. Ma a malincuore. Ma malincuore, ma mal però cerco di accompagnare. Una risposta no, secca non la do mai, perché cerco sempre di mediare e trovare una, speranza, una, una no? speranza. Alcune volte basta anche. Sai cosa serve alcune volte? Anche l'altro giorno, le faccio questo esempio. È venuto un signore che ha la moglie poverina che ha avuto un X devastante ricoverata da un anno e mezzo e che aveva fatto la pratica per avere l'assistenza. Sì. E sa perché era ferma la pratica? Perché mancava il documento d'identità io stesso da, dalla mia postazione ho fatto la scansione e l'ho mandato all'ufficio per avere questo documento che altrimenti stagnava lì la pratica. Anche queste sono piccole cose che un sindaco accogliente, sensibile, come deve essere ai bisogni dei cittadini, anche queste piccole cose servono a rendere più facile, più accessibile, più umana la missione che noi facciamo, quella di essere sindaci. In un minuto quanto può crescere ancora Palizzi sindaco? Palizzi può crescere enormemente. Le do un dato: Palizzi è il posto più a sud dell'Europa peninsulare, a, Cap a capo Matapan. e Gibilterra siamo sullo stesso parallelo. Su questo, anche perché c'è Monsignor Morabito di Reggio Calabria che ci sta pungolando quotidianamente, dobbiamo arrivare a rendere nell'immaginario collettivo questo posto come un posto da venire, visitare e starci. Se la in futuro la nuova 106 finalmente. Eh, più ammodernizzata? La, cento, è un sogno la anche 106 da... modernizzata sicuramente è una infrastruttura da realizzare, però vorrei dire una cosa, non dobbiamo criminalizzare le strade, dobbiamo criminalizzare chi non sa guidare e non rispetta cosa c'è la strada, chi in macchina manda messaggi, chi in macchina legge eh, i messaggi, chi in macchina guarda Facebook, quello è un killer, è un potenziale killer. La strada è importante però dobbiamo abituarci ad avere comportamenti corretti Sindaco seguiremo la sua attività amministrativa lei chiaramente ci invierà come sta facendo stabilmente anche i comunicati stampa di quelle che sono le attività che sta portando avanti per la sua comunità Palizzi questa conversazione a 360 gradi con il sindaco di Palizzi si completa qui vi ricordo che abbiamo avuto ospite è stato un piacere per noi lo ringraziamo perché ha fatto veramente tanti chilometri da Palizzi per arrivare Beh, fin qui è un piacere mio il sindaco Arturo Walter Scerbo, gli auguriamo un in bocca al lupo, un buon lavoro, che di lavoro ce ne sarà veramente tantissimo. A tutti voi vi auguriamo invece un buon proseguimento con quello che vi offre Telemia, naturalmente tra poco fatemi sfatti poi il nostro TG di prima sera e le nostre trasmissioni serali che vi terranno compagnia fino a tarda notte. Grazie per il gentilissimo ascolto e per averci preferito, buona serata.